primi pensieri, insomma? Ma i primi pensieri sono, non sono positivi, un po' delusione c'è sicuramente, anche se sapevamo che era solo questione di magari di giornate, no? Che potesse arrivare questa retrocessione. Oggi è arrivata, mi dispiace innanzitutto per il presidente, per i nostri tifosi, perché ci abbiamo provato in tutti i modi noi a cercare di reagire e ripartire sempre da grandi motivazioni, ma da un mese e mezzo a sta parte, a parte la partita di oggi, ci sono state tante situazioni dove non siamo stati fortunati e non ci hanno permesso di arrivare più a lungo possibile per giocarci questa salvezza. Oggi è arrivata la sessione, spero che domani tutti quanti noi si chiude una pagina, se ne apre un'altra e cercheremo di fare al meglio quello che sarà questo finale di campionato, cercando di mettere anche in campo giocatori che possono essere un po' con motivazioni di corsa e provare a fare un finale campionato un po' diverso e soprattutto sotto l'aspetto della voglia, della determinazione, perché oggi giocare con Napoli non è stato facile, hanno messo la miglior formazione oggi loro e si è visto che quando alzavamo il ritmo e il Napoli alzava il ritmo c'era sempre una possibilità per loro. Noi oggi mancavano tanti giocatori, Napoli era la migliore formazione, la differenza l'ha fatta anche sulle due palline attive, dove se posso dire alla squadra quello che non abbiamo fatto bene oggi potevamo far meglio sulle palline attive, perché bastava essere un po' più attenti e la partita la tenevamo sempre in, diciamo, rimanevamo sempre in partita. Se c'è una cosa di positivo oggi, che il nostro capitano Cesare ha fatto gol, e questo è un premio anche a lui e a tutto quello che rappresenta il Chievo per Cesare. Hai anticipato un po' l'altra domanda, che era legata al senso proprio che vuoi dare alle ultime partite, quindi quello che proverai, eccetera. Ma no, ma ragazzi, ripeto, non è facile, ok? Non è facile cercare di trovare sempre le giuste motivazioni, ma dobbiamo farlo. Oggi è arrivata la sentenza, quindi ufficialmente siamo retrocessi. Allora liberiamo quello che c'è da liberare a livello, diciamo, di fare dei calcoli e andiamoci a giocare le nostre partite. Quindi giochiamoci a partire con un po' più di lucidità, ma di freschezza, anche di freschezza, perché il Chievo comunque è sempre stata una squadra dove ha sempre giocato, prima di tutto bisogna correre. Cioè, questo è il pensiero che sempre il Chievo ha avuto: correre, umili e vogliosi. L'abbiamo fatto fino a Bologna, oggi era difficile mantenere, diciamo, questo ritmo alto, perché loro bastava vedere quando ripartivano che pericolosità potevano avere. È chiaro che i due gol su palline attive non dovevamo concederle, e questo, i tre errori hanno cantato in porta e chiamava la palla a noi. Diciamo che la partita l'abbiamo fatta, ma non siamo stati, diciamo, abbastanza veloci nel poter mettere in difficoltà il Napoli. Però la squadra ha fatto la sua partita, perché comunque quello ai ragazzi non bisogna rimproverargli niente. C'è anche l'ottica del finire bene per ricominciare poi bene? Beh, assolutamente bisogna finire bene per mille motivi, ma soprattutto bisogna dare anche un senso a questo finale del campionato. Il senso del finale del campionato è che non si deve mollare niente, che chi scende in campo deve scendere in campo onorando la maglia, e lo sappiamo bene, come hanno fatto fino ad oggi i ragazzi. Chiaramente abbiamo qualche difficoltà di uomini, qualche giocatore che deve recuperare, qualche giocatore che magari ha fatto una stagione, tutta la stagione, ma lo spirito della squadra non deve abbassarsi, perché ci sono ancora 6 partite, 3 in casa e 3 fuori, e ci sono ancora da spendere molto, parlo del Chievo, no? Di farci vedere i giocatori, farsi vedere come squadra, qualche giovane probabilmente sarà, come abbiamo visto oggi, qualche giovane possiamo inserirlo con gradualità, chiaramente, però l'importante è che Chievo rimanga sempre Chievo, che deve lottare, giocare e fare quello che deve fare in campo, senza pensare adesso più alla classifica, ma pensare soprattutto a noi stessi e a salvaguardare quelle che sono le nostre onori o armi, che sia, chiamatelo come volete, però si va in campo a fare la partita, appunto. Poi è chiaro che giochi contro il Napoli, che oggi ha schierato la miglior formazione
Non è semplice, perché qualche cosa la deve concedere a Napoli. Invece di concedere gol su azione, abbiamo concesso gol su palla inattiva, e questo è questa cosa qui si può migliorare, okay? Perché sulle azioni di gioco tante volte la qualità del singolo giocatore può fare la differenza. Mi fermo qua, da domani, ripeto, si volta pagina e si riprova a fare a fine questo campionato nel migliore dei modi. Mister, sulla distanza tecnica è inutile discutere, tu hai parlato anche di errori, è chiaro che lo spirito oggi non poteva comunque essere dei migliori. Sul piano dell'atteggiamento tu non hai niente da rimproverare, secondo te non si poteva essere un po' più aggressivi, un po' più cattivi? Anche assolutamente, campo? Infatti oggi in campo ho schierato una squadra molto più tecnica, cercando di giocare anche noi, perché Giaccherini, Giussè, Vignato, due attaccanti, scusate se magari mi permetto di dire sono 5 giocatori offensivi, ma mettere 5 giocatori offensivi magari non si riesce a trovare la giocata, quindi si abbassa, per forza di cose nella fase di non possesso qualcosa devi concedere. È chiaro che si poteva far meglio la gestione della palla, la dovevi far meglio ma più veloce. Lo dico perché il primo tempo avevamo paura di prendere ripartenze del Napoli, come io avevo detto alla squadra, e quello l'abbiamo fatto bene. Però nel gioco bisogna servire attaccanti, perché se tu non giochi subito sugli attaccanti, come fai a uscire fuori? E questa è una cosa che probabilmente andava migliorata. Non l'abbiamo fatta bene, ma ripeto, non l'abbiamo fatta bene perché quando l'abbiamo fatto siamo riusciti ad arrivare o al cross o essere un po' pericolosi. Però il Chievo ci ha mostrato, ci ha detto che nelle partite precedenti ha fatto molto di più. La paura di dare ripartenza a Napoli, qualcosa magari può essere questo qui che abbiamo pagato, perché sai, scoprirsi con il Napoli è come dire perdiamo 6-0. E invece abbiamo preso 2 gol su palla inattiva, e lì è una squadra che è ultima in classifica, non deve e non può concedere questo, ma l'abbiamo concesso, quindi lì ci andremo a essere ancora più a focalizzarci di più per migliorarlo. Ma deve esserci lo spirito di arrembante, no? Quello che dicevamo, giusto? Contro il Napoli potevamo essere più veloci, non siamo riusciti, anche perché, ripeto, c'è stata questa piccola paura di dire non concediamo ripartenza al Napoli. Qualche errore tecnico l'abbiamo fatto, e questo del primo tempo mi disturba un po', perché facendo giocare tanti giocatori tecnici mi aspettavo un po' più di gioco. Non l'abbiamo fatto, ma l'impegno non è mancato, perché fino alla fine i ragazzi ci hanno provato, con i propri pregi, i propri difetti e sicuramente con i difetti che abbiamo, perché prendere il gol di palla inattiva un po' è un difetto che bisogna cercare di eliminare, ma nulla di più. Cioè, oggi è inutile parlare oggi di tante cose, oggi c'è il giorno che siamo andati giù, siamo in Serie B, ripeto, da domani si deve chiudere questo libro e cercare di aprire un altro libro, e cercando di sfogliare più pagine più positive e chiaramente come atteggiamento anche cose magari diverse. Posso farne due? Ultime due al volo. E una su Vignato, oggi l'abbiamo visto trequartista, ti volevo chiedere un'opinione. Molto bene, andava aiutato un po' di più dagli altri giocatori che avevano esperienza. L'altra, siccome hai parlato di voltare pagina, domanda: è troppo presto per chiederti se vorresti che la tua prossima pagina fosse ancora qui al Chievo? Ma io oggi penso dentro di me, ok, immagino quello che sono, quello che sento, arrabbiato, deluso, però anche voglioso, ok? Quindi per me sono così, io quando ci sono le cose negative cerco sempre di riflettere, di capire bene come è successo, ma anche dal giorno dopo ripartire, perché il Chievo per me rimane sempre comunque una società, un presidente, un tifosi, chi c'è intorno al Chievo, rimangono sempre valori alti che bisogna mantenerli alti, e bisogna scegliere tutto quello che c'è che è in funzione del Chievo per quello che riguarda i valori alti, ok? Oggi penso che il nostro presidente sia arrabbiatissimo, ma lo so, ma è giusto che sia così, è giusto che sia arrabbiato come sono arrabbiato io, ma sono convinto che questo Chievo qua deve capire dove si è sbagliato precedentemente, dove, come ci si è arrivati a oggi, e metterci un punto e ripartire, perché Chievo rimane sempre una società importante, amata, e chiaramente dobbiamo sostenerla tutti nel migliore dei modi per farla tornare dove ha tanti anni
e sta tanti anni dove li compete, secondo me, perché questo è l'obiettivo che deve porsi il Chievo. Chi rimane al Chievo, chi sarà del Chievo, dovrà avere la stessa mentalità e la stessa umiltà e la stessa voglia di ripartire e di riprovare a fare quello che oggi non siamo riusciti a fare, cioè salvare il Chievo, e quindi bisogna riportarlo su. Grazie. Grazie a voi.